Lucia e Antonello che vengono a prendersi la bambina che già l'hanno portato qua, Maria Chiara. E diamo un applauso a questi che hanno trovato la bambina. Dì tu Mario, dillo tu. Dice Mario che dica questo, dillo tu. Coraggio. Io penso che il più grande dono che il Signore ci ha fatto, proprio per realizzare quello che la Madonna ha ispirato, di vivere la fede in piccola comunità, è stato la iniziazione cristiana, che purtroppo manca oggi in tante parti. Questo di avere l'iniziazione cristiana che è basata sul Concilio Vaticano II, la celebrazione della parola che ci illumina poco a poco e per la potenza dello Spirito Santo va cambiando la nostra vita gradualmente, progressivamente, senza esigenze. L'Eucaristia, celebrata come comunità, partecipata dai fratelli, che è una gioia per tutti noi, sacramento della riconciliazione che sempre ci rinnova, sono doni immensi, Carmen diceva, venuti dal Concilio, e il Signore ci affida la missione di trasmettere questi doni a questa generazione, a chi non sa più cosa fare e dove mettere le mani. Il Concilio ha dato una risposta: parola, liturgia e comunità, attraverso i passaggi, eccetera. E nella mia comunità, dopo 50 anni di cammino, vediamo che si realizza questo amore gli uni e gli altri, anche per gli anziani, anche fin sul letto di morte. Il padre Mario del nostro equipo, vi presento anche Ascensión, che è la sorella che sostituisce a Carmen, anche Carmen è insostituibile, però la Santa Sede ci ha detto dovete completare l'equipo. Abbiamo trovato Ascensión, 25 anni in Russia, che vi dica una parola. Non voglio che Chico perda tempo, perché è bello ascoltare il kerigma, ma che posso dire io, come tutte voi, che siamo grati a Dio, che sono molto grata a Dio per il cammino, perché ha salvato la mia vita, perché attraverso il cammino ho visto l'amore di Dio, le meraviglie che ha fatto nella mia vita, perché nel cammino, attraverso il cammino, io, come penso tutti voi, l'Spirito Santo ci ha aperto, ci ha illuminato gli occhi del cuore per vedere le meraviglie di Dio nella nostra vita, nella nostra storia. Per questo oggi siamo grati, anche perché arriva il Papa Francesco, perché Chico e Carmen e Mario ci hanno portato a amare alla Chiesa e anche al Papa Francesco. La sua fedeltà ci ha portato a amare alla Chiesa veramente. Siamo oggi contenti, felici di che arriva con noi a confermare la fede il Papa Francesco. Grazie. Bene, bene. È de Tudela, dello stesso paese di Carmen, che in Spagna si dice brutos, más brutos y de Tudela. Testoni più testoni, quelli di Tudela già sono. Va bene. Ecco, non so che stavo dicendo. Adesso quando io sigo dicendo di una parola, intanto che arriva il Santo Padre, quando arriva il Santo Padre cantaremo come mai che la madre del Signore viene a me. Dopo farà un saluto e dopo passeremo a presentarli a tutti questi fratelli che siete qua, che siete più di 100.000. Ecco, e dopo della presentazione canteremo Io vengo a riunir a tutte le nazioni, una strofa breve, non troppo lunga, e dopo passeremo, bueno, prima presenteremo un momento brevemente a quelli che sono presenti, i vescovi, i cardinali presenti, però lo faremo con la presenza del Papa, la presentazione. Bene, stavo dicendo che il cammino ha ricevuto una cosa, due cose, due sottolineature. Primo, quello che sta succedendo, che la Madonna ha detto fate comunità cristiane come la Santa Famiglia di Nazareth.
Oggi a 50 anni questo diventa una cosa enorme, perché non sapevamo che si va a distruggere per esempio in tutta Europa la famiglia giudeo-cristiana. L'altro giorno veniva un articolo, ecco, 68 ha distrutto il giudeo-cristianesimo in Europa. Veniva un articolo, tutta la rivolta del 68 ha distrutto la Chiesa, ha distrutto, ecco, le parrocchie restano con le messe piene di vecchi. Non è vero, noi 68 sono 50 anni e qui noi celebriamo 50 anni dove il Signore ci ha sostenuto e ci ha aiutato. Ecco, prima cosa questo, fare comunità, vivere la nostra fede in una comunità, una grazia, siamo tutti grati al Signore. Io visito le comunità dopo 30 anni, sono tutti là, mancano quelli che sono andati al cielo, il Signore ha chiamato a sé, quelli che sono addormentati in Cristo. Ecco, e siamo uniti a loro, che sappiamo che prima o poi arriveremo tutti là, perché questa non è la nostra casa. Come dice il Talmud ebreo, noi viviamo in un albergo nella terra, perché la nostra vera casa è il cielo, è la Gerusalemme celeste. Qui siamo di passaggio tutti, nessuno si installa qui dicendo no, io, perché grazie a Dio invecchiamo tutti e dobbiamo prepararci alla nostra vera felicità, all'incontro con il Signore nel cielo, dove c'è la nostra città celeste, la nuova Gerusalemme. Ecco, siamo stati creati perché Dio è da sé, è il bene che ha Dio in se stesso, la sua felicità è diffusiva, ci ha creato per questo. Dio si realizza amandoci e ciascuno di noi che vede Dio dal cielo vorrebbe farsi felici, vorrebbe vivere in noi, essere in noi, perché questa è la sostanza divina. Essere in noi, amarci, amarci, amarci. E ha mostrato questa sostanza offrendo al suo figlio fino alla morte per noi. Perché lui possa occupare il nostro posto di peccato, prendersi tutti i peccati e noi possiamo ricevere il perdono dei peccati e possiamo ricevere della natura divina. La natura divina ci fa figli di Dio. Noi non possiamo essere figli di Dio perché abbiamo una natura umana e Dio una natura divina, come non possiamo adottare un cane perché lui ha una natura animale. Però l'uomo anche non può essere adottato come figlio se non riceve della natura divina, ma Dio ci la dà. Però la natura divina non poteva stare dentro dell'uomo perché nell'uomo c'è il peccato, un peccato terrificante quando l'uomo si è separato da Dio, ha tagliato la relazione con Dio e ha detto Dio sono io e faccio quello che mi pare con la mia vita, non ho bisogno di te, ne ho bisogno di nessuna relazione, ni di domandare che devo fare, ni niente, io sono autosufficiente, io sono Dio, perché questo è il peccato, è lo che ha offerto il demonio a nostra madre Eva e a tutta l'umanità, essere dei. E questo dice la scrittura, che Eva è rimasta come meravigliata di essere Dio, come Dio, e ha fatto così, ha peccato e allora è diventata lei Dio di se stessa. Per questo dice la Genesi, che Dio dice quando vede Adamo e Eva che hanno commesso questo peccato e escono del paradiso, dice Dio, ecco che l'uomo è divenuto come uno di noi. Esto, dice così la Genesi, ecco l'uomo è divenuto come me. E invece di dire come me, dice come uno di noi, perché l'uomo è Dio di se stesso, è lui che decide il bene e il male e vive la vita come le pare bene a lui, e ha rotto tutta la relazione d'amore che c'era con la che aveva pensato creare l'uomo che vivesse l'uomo. E le conseguenze di questa separazione, rottura dell'umanità con il creatore nostro ha provocato lo che tutti sappiamo, le guerre, le odi, le latrocini, le ruberie, le adulteri, tutti i peccati e tutte le disfatte, tutta la distruzione dell'uomo, perché l'amore sulla terra sparisce. È impressionante sentire Cristo che dice amatevi. Lo normale nei paesi non è amarsi, è detestarsi le famiglie. Un paese parla male dell'altro paese, questa famiglia non si parla con quella. È un onore avere nemici e stare divisi, eccetera.
questa parola di Cristo, amatevi, è una rivoluzione. Amatevi, è l'amore. E come? E per aiutarsi ad amarsi, perché non si ama lo che non si conosce, ci ha invitato a vivere la nostra fede in una comunità cristiana. Una comunità di 40, di 50 fratelli, dove tutti si conoscono e ci amiamo, e se uno si ammala, vanno a visitarlo e pregano con lui nell'ospedale, e siamo una famiglia unita nello Spirito Santo, con lacci più potenti che le lacci della carne. E la unità che fa la Chiesa, noi ci uniamo, ci unisce lo Spirito Santo. Quando una comunità, lo che unisce la comunità non è più lo Spirito, sino è la carne, e se fanno gruppetti di amici per giocare alle carte o qualcosa del genere, si distrugge la comunità. E quello già non è la comunità cristiana. A noi ci unisce, e noi ci siamo eletti noi, ci ha scelto il Signore, ti ha messo di fronte a quella signora, quell'uomo neurotico, quel vedovo, quel militare, non ci abbiamo scelto, è lui che ci ha scelti e ci ha messo in cammino. E abbiamo anche il cammino al potere di creare un figlio di Dio. Io dico sempre, come si forma un uomo? Come nasce un uomo? Pues un uomo deve andare a letto una donna e dopo che fanno l'atto sessuale appare un embrione. Un piccolo embrione, piccolissimo. Questo embrione ha bisogno di un utero, ha bisogno di essere alimentato, ha bisogno di un cordone umbilicale. Della stessa forma, noi stiamo oggi annunciando il kerigma. E dicono i padri della Chiesa che il kerigma era lo che chiamavano lo sperma dello Spirito. Perché ha il potere, questa notizia, chi la coglie, che notizia è questa? Che Dio ti ama tanto che vorrebbe vivere in te, ma per questo dovrebbe prendersi i peccati tuoi, togliere il peccato della tua natura, togliere il peccato originale che l'uomo ci ha fatto Dio, togliere quel peccato di dentro della tua carne. E allora tu divieni, se non c'è il peccato, lo Spirito Santo diviene dentro di te. Lo Spirito di Cristo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. E questo tocco di sostanza, la sostanza divina che tocca la sostanza umana, fa nascere un piccolo embrione. E questo tocco di sostanza si fa attraverso l'ascolto del kerigma. La fede viene per l'ascolto. Per questo noi sappiamo che quando facciamo catechesi in una parrocchia è tutto non è la fede non viene per una mentalizzazione, per fare conferenze, per fare sermoni, è un mistero divino. La fede è un dono che viene dal cielo, è una virtù soprannaturale che nessuno se la può dare a se stesso. Dio, Cristo dice, non mi avete scelto voi a me, vi ho scelto io. E Dio ci sceglie quando, stando di fratelli in una parrocchia, ascoltando il kerigma, e di pronto uno, sentendo dentro l'azione dello Spirito, le dice, ascolta, aderisci, crede a questo. E lui accetta, aderisce, perché senza l'adesione personale non c'è la fede. E immediatamente allora lo Spirito Santo fa così che può rendere testimonianza, perché i suoi peccati sono stati perdonati, perché immediatamente sono passati a Cristo crocifisso. E allora lo Spirito Santo dentro di lui, però questo Spirito Santo che in una catechesi, la quarta catechesi di una parrocchia, le ha toccato dentro, questo embrione piccolissimo, quasi invisibile, ha bisogno di un utero, che è la comunità cristiana. Ha bisogno di un alimento, che è la parola e i sacramenti, tutte le settimane, ma soprattutto ha bisogno di un cordone umbilicale, che è l'obbedienza ai catechisti. E va cominciando a crescere questo embrione, va cominciando a crescere, fino a un punto che questo non diventa un bambino dentro, e molti di voi vi offrite alla Chiesa. Abbiamo più di 1600 famiglie in missione. E come di dove hanno tirato fuori questo desiderio di offrirsi alla Chiesa e partire in Cambogia, in Thailandia, in Vietnam, adesso sono le famiglie in la Mongolia. Com'è possibile questo? Sì, perché ha ido crescendo lentamente il suo battesimo,
attraverso la comunità, attraverso la parola, attraverso la obbedienza ai catechisti che ha fatto dei passaggi mettendo davanti a voi la ricchezza del battesimo. Vi ricordate nel primo scrutinio? Abbiamo messo davanti a voi il primo scrutinio battesimale, avete ricevuto un primo esorcismo del battesimo. Abbiamo fatto venuto il vescovo, vi ha mandato che cosa chiede la Chiesa di Dio e avete detto la fede e vi abbiamo mostrato la croce. Le abbiamo detto che non si può essere cristiani se non avete illuminata la sofferenza e vi abbiamo mostrato la croce gloriosa di Cristo. E ti abbiamo detto che ogni croce che tu hai è gloriosa, che Dio l'ha permesso perché vuole mostrare nella tua sofferenza la sua gloria. E se questo tu non accetti, non puoi fare il cammino neocatecumenale. Per questo siete tutti riconciliati con la storia, non siete qui risentiti perché i vostri genitori sono separati, perché siete stati violentati, perché no. Vi abbiamo detto, coraggio, non avere paura. Dio va a trasformare questa croce, questa sofferenza in gloria. Credelo. Guarda Cristo, poveraccio, che ha accettato la ingiustizia più totale su di Lui. E Dio, il Padre, ha tratto di là la nostra salvezza. Ha reso la croce di Cristo, che è la ignominia più alta e più grande, l'ha reso gloriosa. La croce del... Allora noi siamo contenti, non abbiamo paura della sofferenza, né della vecchiaia, né del cancro, né delle malattie. Non è il Papa. C'era la polizia. Bene. Allora, stavo dicendo che non possiamo, che siamo radunati per rendere grazie a Dio. Come potremo rendere grazie a Dio? Perché ci ha dato una comunità. Fantastico. Viviamo la nostra fede in una comunità, però è Lui che porta la comunità. È Lui che, che fa venire i fratelli ogni settimana a celebrare la parola. È Lui che porta i fratelli in convivenza. Il cammino morirebbe, basta che non vengano i fratelli, è morto. Che non si raduna è morto. Mi ricordo che un momento in Spagna, la OAC, hubo un momento che si, un'azione cattolica operaia, che non sapevano che era successo, per un momento che non si radunavano più, non venivano, ed è morta. Non si poteva fare niente. Se domani il Signore non ci spingi a venire alla celebrazione della parola ogni settimana, è morto. Molto bene, Santo Padre sta in mezzo alla gente, bravo. Dai. Cantiamo. Non vi muovete, non vi muovete. Muy bien, che vayan detrás. Non vi muovete. Detrás del palco está esa bambina que ya la han trovata. E come mai che la madre del Signore viene preso di me? E come mai, tutti? E come mai che la madre del Signore viene preso di me? E come mai? Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola.
Signore. E come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? E come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. Tutti, Maria, beata Maria, tu hai creduto. E come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? E come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? Perché appena ho sentito la tua voce, qualcosa si è mosso dentro di me. E il mio bimbo ha esultato di gioia. Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. E come mai? Ya está veniendo el Santo Padre. Diamo un applauso al Papa. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! María, beata María, tú has creduto a la palabra del Señor. María, tú hay creduto a la palabra del Señor. E come mai que la madre del Signore viene preso di me? E come mai? E come mai que la madre del Signore viene preso di me? E come mai? Perché appena ho sentito la tua voce, qualcosa si è mosso dentro di me. Il mio bimbo ha esultato di gioia. Tutti, Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. María, beata María, tú hay creduto a la palabra del Señor. E come mai que la madre del Señor viene preso de mí? E come mai? María, hai creduto alla parola del Signore. E come mai che la madre del Signore viene
Come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? E come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? Perché appena ho sentito la tua voce, qualcosa si è mosso dentro di me, il mio bimbo ha esultato di gioia. Argentina che è venuto per lei. Eccoli là. Cominciamo. Che dici? Saluto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo, fratelli, allo Spirito Santo cantando. Oh Signore, manda tuo Spirito che bene, adesso fratelli presenteremo, intenteremo presentare le nazioni, sedetevi al Santo Padre. Prima facciamo le presenti, sono presenti, date un applauso qui. Carina Filoni, c'è? Filoni? Allora sempre si onora con la sua presenza, Sua Eminenza Cardinal Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli. Ecco, diamo un applauso a Monsignor Filoni. Il Cardinal Marco Elet, prefetto della Congregazione dei Vescovi. Ecco, diamo un applauso anche al Cardinal Farrell. Kevin, dove sta? Ecco, Cardinal Farrell. Benvenuto, padre. Il Cardinal
estadio Rilco, che si è aiutato tanto, diamo un applauso, che è stato vicino al cammino tanti anni. Il cardinal Cordes, che è stato incaricato del Papa Giovanni Paolo II di aiutare al cammino neocatechumenal. C'è anche Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. Eccolo là, Fisichella, benvenuto padre. C'è anche Pietro D'Altoso, la congregazione dei popoli. Dove sta? Eccolo lì, che ha fatto tutto il cammino. C'è anche Ignazio Arrieta Ochoa, segretario Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Ecco, dove sta? Ecco la Rieta, dell'Opus Dei, che siamo tanti amici. Ecco, dopo Emil Scherrin, e c'è il Nunzio Apostolico d'Italia. Ecco il Nunzio, diamo un applauso. E gli altri vescovi li presentiamo con le nazioni. I cardinali e vescovi li presenteremo con le proprie fratelli che sono qui presenti. Allora, cominciamo. La parte più lontana, sono venuti i fratelli dell'Australia. Mettete, ecco gli australiani, guardate qui le bandiere, più di 500 fratelli dell'Australia, benvenuti. Della isola di Guam, i fratelli di Guam, ecco, lì, dopo c'è Papua Nuova Guinea. Ecco, io vi nomino, gridate, mira la bandiera di Papua Nuova Guinea, qui di fronte. Saipan, Hawaii, Palau, questa è l'Oceania, dopo, dell'Asia. Momento padre, date la spalla, ecco, mi metto così, Vabbè. Allora continuiamo con l'Asia, sono venuti i fratelli del Giappone, giapponesi, dove sono, ecco la bandiera del Giappone, di nomino di fretta, perché sono 134 nazioni, padre, che c'è il cammino, sono qui presenti, 134 nazioni. Del Giappone, della Mongolia, della Cambogia, del Myanmar, della Birmania, del Pakistan, accompagnati da Monsignor Joseph Scott, arcivescovo di Karachi. Eccolo là. Dopo c'è, del Sri Lanka, i fratelli del Vietnam, ecco là le bandiere, voi muovete le bandiere, della Malesia, malesiani. Eccoli là di fronte a noi, della Malesia, di Singapore, di Thailandia, della Corea del Sud. Ecco i coreani. E accompagnano a Corea il cardinal Jong Sun Jun, arcivescovo di Seul. Ecco il cardinal di Seul che accompagna. Molto bene. Dopo i fratelli delle Filippine, dove sono le Filippine lì? Mille fratelli delle Filippine, sono venuti. Della India, ecco gli indiani qui, accompagnati dai suoi eminenti al cardinal Telesfore Placido Topo. Cardinal Topo, che ci vogliamo tanto bene. Dopo che è arcivescovo di Ranchi, e l'arcivescovo Monsignor Thomas Dabre, vescovo di Pune, eccolo là, vescovo di Pune che ha messo a gente che abbiamo visitato. Dopo c'è della Cina, Taiwan e Hong Kong, ecco i cinesi, 400 fratelli della Cina. Dai. Bene. Allora passiamo all'Africa. Dell'Africa molti non hanno risultato visto.
posso parlare? Va bene. Dell'Africa. Mettetevi in piedi di Burkina Faso. Ecco le bandiere di Burkina Faso con le bandiere. Del Burundi. Del Sudan. Del Gabon. Della Guinea Equatoriale. Sono accompagnati dall'arcivescovo Monsignor Basile Mbive Ngone, arcivescovo di Libreville. Eccolo là, ecco, benvenuto padre. E anche il vescovo Monsignor Eusebius Kinekezi, vescovo di Port Gentil. Eccolo là, molto bene padre, benvenuti. C'è anche i fratelli della Costa d'Avorio. Eccoli là, Costa d'Avorio. Benvenuti, accompagnati del vescovo Maurice Guassi, vescovo di Daloa. Daloa? No, no. Ecco la Costa d'Avorio. Dopo, la Repubblica Democratica del Congo. Ecco il Congo. Repubblica del Congo. E del Burundi, il Burundi, eccoli. Sono accompagnati di quattro vescovi, di Monsignor Faustin Ngabu, vescovo emerito di Goma, di Daniel Landumail, vescovo coadiuvato di Matadi, di Monsignor Bonaventura Nahimana, vescovo di Rutana, e Monsignor Sebastián José Mullengo, vescovo di Uvira. Eccoli là, padre, benvenuti. Dopo, il Camerun e Burkina Faso. Camerun? Non so dove. Ecco lì, lontanissimi. Bene. Sono accompagnati di due arcivescovi, di Monsignor Samuel Cleda, arzobispo di Douala, e Monsignor Jean Imbarga, arcivescovo di Yaoundé. Dopo ci sono i fratelli di Uganda. Eccoli là, Uganda, con le bandiere rosse e gialle. Ecco anche i fratelli di Tanzania. Ecco, 300 fratelli di Tanzania, guarda le bandiere. I fratelli di Ruanda. Ruanda. E i fratelli di Madagascar. Ecco, gridate di Madagascar. Con il vescovo Monsignor Donald Pelletier, vescovo emerito di Morondava. E anche sono i fratelli di Seychelles e della isola Reunion. E del Sudafrica, tanti fratelli del Sudafrica, ecco la bandiera del Sudafrica, accompagnati dall'arcivescovo William Matthew Slattery, arcivescovo di Pretoria. Eccolo qua. Benvenuto padre. Dopo passiamo al Medio Oriente, Egitto. Egiziani, accompagnati da quattro vescovi, Monsignor Georg Shihane, vescovo della eparchia del Cairo e del Sudan dei Maroniti, Monsignor Georg Bakar, arcivescovo titolare di Perugia dell'Arco Melchiti d'Egitto e Sudan, Monsignor Emmanuel Bishahi, vescovo copto cattolico di Luxor, e Monsignor Adel Zaki, vicario apostolico di Alessandria d'Egitto. Ecco. Yul, muy bien. Dopo passiamo al Kenya. Kenya, Tanzania. Ecco il Kenya, Tanzania, allí accompagnati da un vescovo, Monsignor John Ovalla, vescovo della diocesi di Ningong, vicepresidente della Comunità Episcopale del Kenya. Muy bien, benvenuti fratelli della Tanzania. Dopo abbiamo l'Etiopia, mettetevi in piedi, l'Angola, Capo Verde, il Ghana, accompagnati dall'arcivescovo Monsignor Philip Namek, arcivescovo di Tamale, il Monsignor Peter Paul Ankier, vescovo di Amango, e Monsignor Peter Kwaku Atuaene, vescovo di Wassu. Eccoli là, eccoli quei tre che sono lì. Molto bene, andiamo in America. Americani, bravi. Vera che non voglio dare la parola al Papa Francisco.
Bene, allora abbiamo la Tunisia, è vero, l'abbiamo dimenticato, la Tunisia. Appuntiamo molto bene. In vez di Tunisia intendia la polizia. La polizia, che succede? Bene, allora, cominciamo. I fratelli del Canada. Dove sono i canadensi? 300 fratelli del Canada. Alla destra, a un chilometro di distanza, lì lontanissimi. Ammazza, siamo più di 100.000 ragazzi. Allora, Canada, accompagnati da Monsignor Hector Villa, vescovo di Whitehorse. Hector, lì in mezzo alle orsi. Oh, poveraccio, che bravo, che bravo. Hector Villa. Dopo siamo degli Stati Uniti. Mettetevi in piedi quelli americani e Stati Uniti, sono 7.103 fratelli. Ecco lì le bandiere degli Stati Uniti, muovetele. Sono accompagnati del Cardinal O'Malley, Arcivescovo di Boston, e del Cardinal Peter Baldacchino, Vescovo di Miami. Monsignor Baldacchino. Dopo, i fratelli del Messico. Ecco, messicani. 2.000 fratelli del Vescovo, accompagnati di Rogelio Cabrera López, Arcivescovo di Monterrey, e Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, Vescovo Auxiliar de Auxeguera. Muy bien. América Central, el Belice, Granada y Pequeñas Antillas, Kiribati, Martinica, la Guayana Francesa, el Antille Holandesi. Y van acompañati de Kenneth Richard, Arcivescovo de Kingston. Muy bien, dopo te abbiamo. De Honduras. Honduras. Que van acompañati de Monseñor Darwin Rudy Andino, Vescovo de Santa Rosa de Copán. Bueno, benissimo. Dopo el Panamá. Uno solo. El Panamá. Dove siete panamensi? Que dobbiamo portare la Jimmy G del Panamá. Panagua, chi pone 300 fratelli? Del Nicaragua, del Salvador, accompagnati del Cardinal José Gregorio Rosa, Vescovo di San Salvador, e di Monseñor Elías Samuel Bolaños, Vescovo di Zacatecoluca. Dopo i fratelli di Puerto Rico, bene, 200 fratelli. Accompagnati da due vescovi, de Monseñor Rubén González Medina, Vescovo di Ponce, e Monseñor Daniel Fernández Torres, Vescovo di Arecibo. Dopo, del Guatemala, della Costa Rica, della Repubblica Dominicana, mettete in piedi, gridate con gioia. Dopo passiamo all'America del Sud, Venezuela. Ecco venezolani. Accompagnati da Enrique Pérez Lavado, Vescovo de Maturín, y Monseñor Jaime Villarroel, Vescovo de Carúpano. Eccoli là, i due, de Carúpano. Dopo i fratelli della Colombia. Eccoli là, pieno, pieno, 2.000 fratelli. Accompagnati da Ismael Rueda, Arcivescovo de Bucaramanga, Ariel Lacarro, Vescovo de Marangagué, y Guillermo Orozco, Vescovo de Girardota. Dopo, Ecuador. Ecuador. 500 fratelli de Ecuador, 2 del Perú. Perú y peruviani, que son acompañati de Arcivescovo Javier del Río, de Arequipa, de José Luis del Palacio, del Callao. Ecuador, tú te due. Procedenti del cammino neocatecumenale. Allora, nomino, il Paraguay, mettetevi in piedi, Paraguay, l'Uruguay, la Bolivia, i boliviani, l'Argentina, ecco Argentina. Benvenuti argentinos, siamo grati che il nostro Papa Francisco è un connazionale vostro. Viva l'Argentina!
Dopo, bene, bene, continuiamo, il Brasile. Il Brasile, che sono circa di 3.000 fratelli, viene accompagnato da Valerio Breda, vescovo di Penedo, Monsignor Rosalvo Cordeiro, vescovo di Fortaleza, Monsignor Angelo Pignoli, vescovo di Quisada, Monsignor Benedito González dos Santos, vescovo di Presidente Prudente Argentina, Monsignor José Vicente Conejero Gallego, vescovo di Formosa, Eduardo María Tausin, vescovo di San Rafael, Monsignor Luis Urbán, vescovo di Catamarca, Monsignor de Bahía Araújo de Fonseca, vescovo auxiliar de Sao Paulo. Bene, damo un applauso a questi vescovi e a questi fratelli. Dopo passiamo al Medio Oriente. Israele, i fratelli di Israele, ecco le bandiere di Israele, accompagnati da Monsignor Jorge Bakunin, arcivescovo greco Melchita de Acco, e Monsignor Joseph Jules Cerei, vicario apostolico di Gerusalemme. Ecco, salutiamo. Molto bene. Mi dicono che mi è dimenticato di Cile. Hai detto Cile? Che hanno protestato, dice che no. I cileni, mettetevi in piedi, che vi salutiamo, eccoli qua. Bene. Dopo, sono presenti fratelli di Palestina, di Giordania, degli Emirati Arabi, di Bahrain, del Kuwait, del Qatar, dell'Iraq. 211 fratelli dell'Iraq, eccoli là, del Libano, eccoli qua, che belli, sì signore, del Cipro, con Monsignor Michel Aoun, vescovo maronita de Biblos. Benvenuti fratelli, benvenuti, marhaba, haddan usalla. Molto bene. Vedete come il cammino si è disteso in tutto il mondo? I fratelli che sono stati in Israele, come si chiama? In Kuwait. Sì, si sta aprendo tutto il Medio Oriente, tutti vogliono il cammino. Il Bahrain, gli Emirati Arabi, l'Iraq, 300 fratelli dell'Iraq, eccoli là. Allora passiamo all'Europa dell'Est. Voi veloce, Il Kazakistan. La Siberia, la Letonia, restate in piedi, la Lituania, Bielorussia, accompagnato da Anton Zianjanka, vescovo di Pinsk, la Bosnia, la Macedonia, la Bulgaria, la Romania e la Moldava, accompagnato del vescovo rumeno Laszlo Bosei, vescovo di Oradea, il vescovo moldavo Monsignor Anton Cosa, eccoli là, molto bene. Dopo la Serbia, i fratelli di Serbia, accompagnati di Monsignor Stanislao Osebar, arcivescovo di Belgrado. Dopo sono i fratelli della Slovenia, della Croazia, 2.700 Croazia. Dove sono? Dove siete lì, lontani, lontani? Croazia. Repubblica Ceca, Repubblica della Slovacchia, Albania e il Kosovo, la Russia, fratelli della Russia, guardate lì le bandiere rojas, rosse, la Georgia, dai, l'Ucraina, Ucraina, 840 fratelli d'Ucraina, accompagnati da 5 vescovi, Milan Saksik, Eparca de Mukachevo dei Bizantini, della Chiesa Greco-Cattolica Rutena, Monsignor Nil Lushak, vescovo siriale di Mukachevo dei Bizantini, dopo Monsignor Leonid Dubravski, vescovo ordinario di Kamenets Podilski, Monsignor Rados
Radoslav Mitrovic, vescovo auxiliar de Kamenet, y Monseñor Jan Sobilo, vescovo de la diócesis de Shakir Zapotizio. Allora, ya finiamo, ¿eh? Dopo dell'Europa occidentale, abbiamo della Scandinavia, mettete in piedi i fratelli di Finlandia, Norvegia, Svezia e Dinamarca. Eccoli qua. Cerca di 400 fratelli. Della Grecia, accompagnato dell'arcivescovo d'Atene, Sebastiano Rosolatos. Ecco la bandiera di Grecia, lì. Vedatene là. La Turchia. I turchi, mamma dei turchi, la Ungheria, ecco gli ungari, la Irlanda, Irlanda, bene, bene, accompagnato da Monsignor Alfonso Cullinan, vescovo di Waterford e Lismore, della Gran Bretagna, la Gran Bretagna, dove siete? Non vi vedo. In fondo, lì al fondo, muovete le bandiere. La Svizzera. Ecco la Svizzera. Il Belgio. Lussemburgo. La Francia. La Francia. 2000 fratelli della Francia. Stanno qui alcuni. E le bandiere. Bene. La Francia sono accompagnati da 6 vescovi. C'è Monsignor Catenot, arcivescovo d'Avignon. Giorgio Colombo, vescovo di La Rochelle. Dopo, la Olanda, 100 fratelli dell'Olanda, la Germania, ecco la Germania, 400 fratelli. L'Austria, ecco gli austriaci, il cardinal Schönborn, è venuto? Ecco, arcivescovo di Vienna, salutiamo il cardinal Schönborn, arcivescovo di Vienna. De Malta, 350 fratelli. Del Portogallo. Ragazzi, sta lontanissimo questo. Della Polonia. Polacchi. 8000 fratelli polacchi. Non avete portato le bandiere. Della Spagna. 8000 fratelli della Spagna. Eccoli là al fondo. E se una ci accompagnano da Spagna il cardinal Ricardo Blázquez, arcivescovo di Valladolid, presidente della Conferenza Episcopale. Lo salutiamo. Su eminenza il cardinal Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, nostro vescovo. Antonio Maria Rocco, arcivescovo emerito di Madrid. Siamo contenti. Dopo c'è Su Eccellenza Monseñor Francisco Pérez González, arcivescovo di Pamplona, Monseñor Javier Martínez, arcivescovo di Granada, Monseñor Julián López Martín, vescovo di León, dove sono nato io, dove sta il vescovo di León? Lo saluto. Muy bien. Dopo Alfonso Carrasco Rouco, vescovo di Lugo, Demetrio Fernández González, el vescovo di Córdoba, José Mazuelos, vescovo di Jerez, Vicente Juan Segura, vescovo di Ibiza, Juan Carlos Elizalde, vescovo di Vitoria, José Ignacio Munilla, vescovo di San Sebastián, José Rico Paves, vescovo auxiliar de Getafe y Juan Antonio Aznárez Cobo, vescovo auxiliar de Pamplona. De Polonia me he dimenticato que son acompañati de su eminencia cardenal Casimiro Nitsch, arcivescovo de Varsovia, madre padre, y anche Monseñor Vinier Kiernikowski, Kiernikowski, carísimo, que ha estado del camino en Roma tantos años. Y por último, la Italia. ...60.000 fratelli dell'Italia, molto bene... ...accompagnati da 2 cardinali...
5 arcivescovi e 6 vescovi. De Monseñor Angelo Donatis, arcivescovo vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Vicario del Papa, bravo padre, bravo che sia qui, bravissimo. Estonia, Estonia, è nominato Estonia, non importa. Dopo c'è Cardinal Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, la Madonna di Pompei che ci protegge tanto, Monsignor Orazio Sorricelli, arcivescovo di Amalfi, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso, Riccardo Luca Guarriglia, abate di Montevergine, Luigi Cantafora, vescovo della Mezzia Terme, Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo. Leuzzi, ci conosciamo del Vicariato di Roma. Dopo Giovanni Ambrosio, vescovo di Piacenza, Monsignor Paolo Selvadaggi, vescovo ausiliare di Roma per il settore Ovest, e Monsignor Marino Trevisini, vicario episcopale di Trieste. Bene, diamo un applauso. Ecco, mi dicono che non ho nominato le tre vescovi argentini che sono qui. Monsignor Tauschin di San Rafael, Monsignor Conejero di Formosa e Monsignor Urbac di Catamarca. Catamarca. Ecco, argentini, benvenuti accompagnati a Papa Francisco. C'è anche il Monsignor Jan Hendrix, vescovo di Haarlem, Amsterdam, che non è nominato. Bene, possiamo cominciare, continuare dopo di questo. Cantiamo, facciamo un canto. Io sempre che facciamo questi incontri faccio questo canto che è preso del profeta Isaia e che si compie profeticamente oggi. Dice così: io vengo a reunir, io vengo a reunir tutte le nazioni. Tutte le nazioni verranno e vedranno la mia gloria, verranno e vedranno la mia gloria. Come un dono per il Signore, come un dono per il Signore. E tra di essi prenderò sacerdoti per me, sacerdoti che annunceranno la mia gloria, sacerdoti che annunceranno la mia gloria. Gloria, 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 gloria. Bene, fratelli, prima di ascoltare la parola,
passare a ascoltare il Vangelo e l'invio e le parole del Santo Padre, canteremo un canto alla Vergine perché ci aiuti in questo invio che farà il Papa alle periferie di Roma e a tutto il mondo, 35.000 agenti. Allora mettetevi in piedi tutti e facciamo una gran segnale. Questo è il canto dell'Apocalipsi, brevemente, facciamo tutti una gran segnale apparecchia nel cielo, una mujer, una donna vestita da sole. Señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con los tormentos de dar a luz. La 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 la. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, está encinta y grita con los tormentos. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo una corona de dos estrellas, está en tinta y grita con los tormentos. Segunda parte, todo lo que hemos hecho la presentación, al envío, el envío a evangelizar, que es lo más grande que hay en el mundo, anunciar el evangelio. Haremos el evangelio del envío, lo hará cantado a eso, contaremos el evangelio y después sentiremos la parola del Papa Francisco.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Mi ha dimenticato, hanno portato già il quadro di Carmen. Diamo un applauso a Carmen, che sta contenta dal cielo, prima di sentire a Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di incontrarvi e dire con voi grazie. Grazie a Dio e anche a voi, soprattutto a quanti hanno fatto un lungo viaggio per essere qui. Grazie per il sì che avete detto, per aver ascoltato la chiamata del Signore a vivere il Vangelo e a evangelizzare. E un grande grazie va anche a chi ha iniziato il cammino neocatecumenale 50 anni fa. Cinquanta è un numero importante nella scrittura. Al 50° giorno lo Spirito del Risorto discese sugli Apostoli e manifestò al mondo la Chiesa. Prima ancora Dio aveva benedetto il 50° anno. Il 50° anno sarà per voi un giubileo, un anno santo nel quale il popolo eletto avrebbe toccato con mano realtà nuove come la liberazione e il ritorno a casa degli oppressi. Proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti, aveva detto il Signore. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Ecco, dopo 50 anni di cammino, sarebbe bello che ciascuno di voi dicesse: grazie, Signore, perché mi hai davvero liberato,
perché nella Chiesa ho trovato la mia famiglia, perché nel tuo battesimo le cose vecchie sono passate e giusto una vita nuova, perché attraverso il cammino mi hai indicato il sentiero per scoprire il tuo amore tenero di Padre. Cari fratelli e sorelle, alla fine canterete il Te Deum di ringraziamento per l'amore e la fedeltà di Dio. È molto bello questo, ringraziare Dio per il suo amore e per la sua fedeltà. Spesso lo ringraziamo per i suoi doni, per quello che ci dà, ed è bene farlo, ma è ancora meglio ringraziarlo per quello che è, perché è il Dio fedele nell'amore. La sua bontà non dipende da noi. Qualsiasi cosa facciamo, Dio continua ad amarci fedelmente. Questa è la fonte della nostra fiducia, la grande consolazione della vita. Allora, coraggio, non contristatevi mai. E quando le nubi dei problemi sembrano addensarsi pesantemente sulle vostre giornate, ricordatevi che l'amore fedele di Dio splende sempre come sole che non tramonta. Fate memoria del suo bene più forte di ogni male, e il dolce ricordo dell'amore di Dio vi aiuterà in ogni angustia. Manca ancora un grazie importante a quanti state per andare in missione. Sento di dirvi qualcosa dal cuore proprio sulla missione, sull'evangelizzazione, che è la priorità della Chiesa oggi. Perché missione è dare voce all'amore fedele di Dio e annunciare che il Signore ci vuole bene e che non si stancherà mai di me, di te, di noi e di questo nostro mondo, del quale forse noi ci stanchiamo. Missione è donare ciò che abbiamo ricevuto. Missione è compiere il mandato di Gesù che abbiamo ascoltato e su cui vorrei soffermarmi con voi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Andate. La missione chiede di partire, ma nella vita è forte la tentazione di restare, di non prendere rischi, di accontentarsi di avere la situazione sotto controllo. È più facile rimanere a casa, circondati da chi ci vuol bene, ma non è la via di Gesù. Egli invia, andate, non usa mezze misure, non autorizza trasferte ridotte o viaggi rimborsati, ma dice ai suoi discepoli, a tutti i suoi discepoli, una parola sola: andate, andate. Andate, una chiamata forte che risuona in ogni anfranto della vita cristiana. Un invito chiaro ad essere sempre in uscita, pellegrini nel mondo alla ricerca del fratello che ancora non conosce la gioia dell'amore di Dio. Ma come si fa per andare? Bisogna essere agili, non si possono far dietro tutte le suppellette di casa. La Bibbia lo insegna. Quando Dio liberò il popolo eletto, lo fece andare nel deserto col solo bagaglio della fiducia in Lui. E fattosi uomo, camminò egli stesso in povertà, senza avere dove posare il capo. Lo stesso stile domanda ai suoi. Per andare bisogna essere leggeri. Per annunciare bisogna rinunciare. Solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore. Solo una Chiesa svincolata da potere e denaro, libera da trionfalismi e clericalismi, testimonia in modo credibile che Cristo libera l'uomo. E chi per... e che per suo amore
impara a rinunciare alle cose che passano, abbraccia questo grande tesoro, la libertà. Non resta più imbrigliato nei propri attaccamenti, che sempre reclamano qualcosa di più, ma non danno mai la pace. E sente che il cuore si dilata, senza inquietudine, disponibile per Dio e per i fratelli. Andate è il verbo della missione e ci dice ancora una cosa che si coniuga al plurale. Il Signore non dice vai tu, poi tu, poi tu, ma andate insieme. Pienamente missionario non è chi va da solo, ma chi cammina insieme. Camminare insieme è un'arte da imparare sempre, ogni giorno. Bisogna stare attenti, ad esempio, a non dettare il passo agli altri. Occorre piuttosto accompagnare e attendere ricordando che il cammino dell'altro non è identico al mio. Come nella vita nessuno ha il passo esattamente uguale a un altro. Così anche nella fede e nella missione. Si va avanti insieme, senza isolarsi e senza imporre il proprio senso di marcia. Si va avanti uniti come Chiesa, con i pastori, con tutti i fratelli, senza fughe in avanti e senza lamentarsi di chi ha il passo più lento. Siamo pellegrini che, accompagnati dai fratelli, accompagnano altri fratelli ed è bene farlo personalmente, con cura e rispetto per il cammino di ciascuno e senza forzare la crescita di nessuno, perché la risposta a Dio matura solo nella libertà autentica e sincera. Gesù risorto dice: fate discepoli, ecco la missione. Non dice conquistate, occupate, ma fate discepoli, cioè condividete con gli altri il dono che avete ricevuto, l'incontro di amore che vi ha cambiato la vita. È il cuore della missione, testimoniare che Dio ci ama e che con Lui è possibile l'amore vero, quello che porta a donare la vita ovunque, in famiglia, al lavoro, da consacrati e da sposati. Missione è tornare discepoli con i nuovi discepoli di Gesù, è riscoprirsi parte di una Chiesa che è discepola. Certo, la Chiesa è maestra, ma non può essere maestra se prima non è discepola. Così come non può essere madre se prima non è figlia. Ecco la nostra madre, una chiesa umile, figlia del padre e discepola del maestro, felice di essere sorella dell'umanità. E questa dinamica del discepolato, il discepolo che fa discepoli, è totalmente diversa alla dinamica del proselitismo. Qui sta la forza dell'annunzio, perché il mondo creda. Non contano gli argomenti che convincono, ma la vita che attrae. Non la capacità di imporsi, ma il coraggio di servire. E voi avete nel vostro DNA questa vocazione ad annunciare vivendo in famiglia, sull'esempio della Santa Famiglia. In umiltà, semplicità e lode. Portate questa atmosfera familiare in tanti luoghi desolati e privi di affetto. Fatevi riconoscere come gli amici di Gesù. Tutti chiamate amici e di tutti siate amici. Andate e fate discepoli tutti i popoli. E quando Gesù dice tutti,
sembra voler sottolineare che nel suo cuore c'è posto per ogni popolo. Nessuno è escluso. Come i figli per un padre e una madre, anche se sono tanti, grandi e piccini, ciascuno è amato con tutto il cuore, perché l'amore donandosi non diminuisce, aumenta, ed è sempre speranzoso, come i genitori che non vedono prima di tutto i difetti e le mancanze dei figli, ma i figli stessi, e in questa luce, accolgono i loro problemi e le loro difficoltà. Così fanno i missionari con i popoli amati da Dio. Non mettono in prima fila gli aspetti negativi e le cose da cambiare, ma vedono con il cuore, con uno sguardo che apprezza, un approccio che rispetta, una fiducia che pazienta. Andate così in missione, pensando di giocare in casa, perché il Signore è di casa presso ciascun popolo e il suo spirito ha già seminato prima del vostro arrivo. E pensando al nostro Padre che tanto ama il mondo, siate appassionati di umanità, collaboratori della gioia di tutti, autorevoli perché prossimi, ascoltavoli perché vicini. Amate le culture e le tradizioni dei popoli, senza applicare modelli prestabiliti. Non partire dalle teorie e dagli schemi, ma dalle situazioni concrete. Sarà così lo Spirito a plasmare l'annuncio secondo i suoi tempi e i suoi modi. E la Chiesa crescerà a sua immagine, unita nella diversità dei popoli, dei doni e dei carismi. Cari fratelli e sorelle, il vostro carisma è un grande dono di Dio per la Chiesa di nostro tempo. Ringraziamo il Signore per questi 50 anni. Un applauso a 50 anni. E guardando alla sua paterna, fraterna e amorevole fedeltà, non perdete mai la fiducia. Egli vi custodirà, spronandovi al tempo stesso ad andare, come discepoli amati, verso tutti i popoli, con umili semplicità. Vi accompagno e vi incoraggio, andate avanti. E per favore non dimenticatevi di pregare per me, che rimango qui. Viva il Papa, mettetevi in piedi, battiamo le mani, bravo! Bravo! Molto bene, adesso fratelli facciamo l'invio, ha detto il Santo Padre andate, io adesso nominerò le mie agentes e che venga qui il presbitero, si mette davanti al Santo Padre in ginocchio e le consegnerà una croce. Allora rapidamente, potete sedervi un momento e nomino della Corea Damiano Park. Dove sono? Dove? Damiano. Della India, Bosco Ribeiro, Oscar Galindo, Turchia, Igor Barbini, Nord Africa, Matteo Lando. Vedete lì davanti? Dopo venite anche i responsabili delle comunità che partite alle periferie. Gian Piero,
Dove è Giampiero? Allora, il responsabile della Immacolata Concezione che va alla parrocchia del Santo Nome di Maria, Marco Abbondanza, Gianfranco, vi nomino, mi mettete in ginocchio qui sotto, sotto i preti, Gianfranco Pausili, Francesco Landi, Tonino Dari, avanti, Nicola Segreto. Paolo Minelli, Francesco Martedì, Aldo Genova, Giuliano Negozio, Paolo Capuano, Alessio Trenti, della Quinta Canadesi, Luciano Danessi, della Sesta Canadesi, Giuseppe Zuccoli, della Settima Canadesi, Pietro Marciani, della Novena Canadesi, Massimo Silvetti, della Ottava dei Canadesi, Guido Fontani, la Decima di Santa Francesca Caprini, Andrea Bedini, la Quarta di Santa Francesca Caprini, Tonino Morelli. Ecco, dopo la Quinta Santa Maria Caprini, Giorgio Coletti, la Ottava Marco De Pascalis, la Seconda San Raimondo Nonnato, Fabio Arena, De San Luigi Gonzaga, Lorenzo Marzocchi. Ecco, lo nomino già soltanto, Paolo Benzetti, Fulvio Cergo, Simone De Santis, Stefano Di Stefano, Mario Zordan, eccetera. Bene, adesso mettiamoci in piedi, che Santo Padre benedirà le croce e se le consegnerà. Ecco che si realizza la parola del Santo Padre, andate! Carissimi, si rinnova oggi per noi l'esperienza della Chiesa delle origini, la quale inviava alcuni suoi figli non solo a confermare nella fede i propri fratelli, ma annunziare con franchezza apostolica il Vangelo ai popoli che ancora non conoscevano il Cristo. L'invio di questi nostri fratelli e sorelle in Roma e in regioni diverse, secondo le concrete necessità delle chiese particolari, renda più forte il vincolo di comunione fraterna che già vive e opera mediante la preghiera. Preghiamo. O Dio, Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla coscienza della verità. Guarda quanto è grande la Tua messe e manda i Tuoi operai perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura. E il Tuo popolo, radunato nella parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, proceda nella via della salvezza e dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Signore Padre Santo, che hai voluto fare della croce del Tuo Figlio l'origine di tua benedizione e la fonte di ogni grazia, benedici queste croci e fa che quanti le porteranno davanti agli uomini siano rinnovati a immagine del Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Intanto il Santo Padre consegna i crocifissi ai presbiteri, noi cantiamo Carme 63. Sono rotti i miei legami, pagati i miei debiti, le mie porte spalancate. Pagadas
i miei legami pagati i miei debiti le mie porte spalancate me ne vado guadagnerò il mio regno Sta consegnando il crocifisso d'argento bellissimo ai responsabili che vanno alle periferie di Roma. Ossia abbiamo sorteggiato le 70 comunità che hanno finito il percorso in Roma e sono offerte disponibili, abbiamo fatto a sorte e sono passati. Vi dico dammi l'elenco delle comunità che allora, la comunità dell'Immacolata Concezione è andata al Santissimo Nome di Maria. La seconda comunità del Sant'Ireneo è andata alla parrocchia di Santa Maria della Pace. La seconda comunità di Santa Giovanna Antida è andata a Santa Maria del Popolo. La terza comunità di Sant'Ireneo è andata a Gerardo Maiella. La quinta comunità della Natività a San Antonio a Circonvallazione Appia. La quarta comunità dell'Immacolata Concezione è stata a sorte e è andata a Santa Maria Josefa, così come la quinta e la seconda Immacolata Concezione a Giovanni Maria Vannei. La seconda di Santa Teresa di Ávila è andata alla parrocchia di San Remigio. La seconda di Sant'Arsizio a San Cleto. La onziava comunità, 11 comunità di martiri canadesi alla parrocchia di Sant'Alfonso Maria de Liguori, la quinta comunità di martiri canadesi alla parrocchia di Sette Fondatori, così la sesta, la settima di martiri canadesi a Santa Maria de Grazie, anche la novena e dopo la ottava di canadesi a San Alberto Magno, la decima comunità di Santa Francesca Cabrini a San Crispino de Viterbo. Ecco. Così il Papa ha consegnato a questi responsabili di queste comunità. Adesso, per finire, cantaremo il Te Deum, tutti assieme, con il Santo Padre. ¡Viva el Papa! ¡Viva! Aquí, también. Allora, cantiamo. Noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora, a te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli,
e la candida schiera dei martiri, le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il tuo unico figlio e lo Spirito Santo Paraclito. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, santo, santo. Cristo, Re della Gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo, vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre e verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, santo, santo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redenti col tuo sangue prezioso, accoglici nella tua gloria. Nell'assemblea dei santi, salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli, ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre, a te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio, universo. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato, che sia sempre con noi la tua misericordia, in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, ripetir, pietà di noi, Signore, pietà di noi, pietà. Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra speranza, e non saremo confusi in eterno. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, santo, santo. Per finire faremo un Padre nostro e riceveremo la benedizione del Santo Padre.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore sia con voi. Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. Amen. Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre parole. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del mondo possiate evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Canto finale facciamo. Andate, annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea. Andate, annunziate ai miei fratelli che vadano. Anunciada a mis hermanos que vayan a Galilea y de anunciada a mis hermanos que vayan a Galilea. Yo estoy con vosotros.